Ciao Monica, abbiamo iniziato per Fabrizio. Ciao. Come sempre, conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi e come lo vedi. Non vedo lui direttamente, vedo le immagini che lui mi mostra. Sono due scenari distinti. Uno è, diciamo, il cartone animato di Winnie the Pooh, dove di fatto i personaggi che vedo sono l'asinello, io e Pimpi. Questo è uno scenario. L'altro scenario che mi mostra è un'isolotta con sopra una rocca e tutto intorno la distesa d'acqua. Ok, dov'è Fabrizio? È a indicarmi con il dito indice entrambi i due scenari e a comunicarmi il legame tra questi due scenari differenti, apparentemente differenti. Che si faccia avanti. Vedo che in maniera ovviamente eterica, no? Perché poi realisticamente non sarebbe possibile, mi mostra che è uscito di casa, si è dimenticato di mettere scarpe o stivali e fa a piedi questa camminata dentro l'acqua per raggiungere la roccaforte. Ma è quella in territorio francese che in base alla marea resta isolata Ah, o raggiunta? Saint-Michel, dici. Da Michel. Ma allora dunque, questa roccaforte mi fa vedere che ha più valenze, perché è molto legata all'acqua e all'isolamento. Però nello specifico è come se la sua anima me ne mostrasse un'altra. Che contiene al suo interno dei musei, il museo tipo del giocattolo e il museo della bambola. Quindi quello che Fabrizio mi vuole indicare sono proprio vari aspetti legati alla sua infanzia e in generale anche aspetti che si è portato dall'infanzia alla vita adulta. Infatti mi mostra Pimpi come personaggio di Winnie the Pooh, che è proprio quello caratterizzato da un'ansia costante. Vero. E io, che è invece quello un po' triste, sai che ha gli occhi un po' in giù, non ha gli occhi ben aperti, anche un po' L'asino, no? pessimista, l'asino. Pimpi, Sì. E ricordami, è il. Ah, che animale è? Un orso rosetto, un po'. sì, è un orso rosa, una roba così. Come fai a ricordarti questo? Cioè, dopo che me li dici me li ricordo, ma effettivamente non Pimpi e io. Vuole suggerirmi così delle immagini legate all'infanzia, però che sono per lui molto attuali, perché ci sono degli elementi, tra cui per esempio lo scenario così dell'acqua, che comunque non so, se li è portati dietro dall'infanzia e tuttora lo seguono. Va bene, ti dà l'autorizzazione. Sì. Come te la dà? Quasi con appunto un'ansia però positiva nel desiderio di risolvere, di venire a capo, ecco, di tutta questa faccenda. Benissimo, coppo emozionale, dov'è l'ansia? Allora, me lo fa vedere, per esempio, in questo momento mi indica le mani un po' sudate, no?
e quasi con anche il timore di spegnere gli ad eternum, no? Con il sudore delle mani. E poi mi fa vedere zona petto come una sorta di accelerazione, del battito cardiaco. Timore di spegnere gli ad eternum con il sudore, ma non è mica una fiamma l'ad eternum, si spegne con l'acqua. Quelli che farà, dici? Simbolicamente, come di non riuscire a tirar fuori la sua potenza, la sua capacità energetica più profonda per andare a risolvere le situazioni, per andare a illuminarle, per essere veramente lui il padrone che controlla la sua vita. Quindi sulle mani e nel petto, hai detto. In che parte del petto? Il cuore? Sì, principalmente il cuore, perché me lo fa vedere a volte come se avesse dei momenti di tachicardia quasi, no? Poi me lo fa vedere a volte che dal cuore sale su verso la gola, creandogli un nodo alla gola, piuttosto che delle frasi che non riesce a completare, la voce che gli si altera un pochettino, magari gli va un po' più giù o diventa un po' più acuta. Io non so se Fabrizio poi lascerà il viso oppure no, però sta facendo dei grandi sì con la testa, sarebbe bello vederli nel video, però poi deciderai tu a fine sessione. Va bene, Fabrizio, a proposito di chat, scrivimi nella tua famiglia chi è vivo e chi sono i componenti, mamma, papà, fratelli, sorelle, no, non ricordo questa cosa, così li chiamiamo tutti nel cinema, sono importanti in questo caso perché appunto l'ansia è sempre stata una costante non sua, ma in famiglia, la madre essenzialmente, mamma che è viva, giusto? Fabrizio, giusto? Mamma, papà, mio fratello, fa. Ok, mio fratello, sorella, ok. Mamma, papà, fratello, sorella. Sì, prima è arrivata la compagna, però nel cinema l'ho vista. Io vedo due bambini qua così. Lei se li ha presi, se li ha presi, cioè se li ha portati insieme a lei. Ma la mamma viene un po' con un fazzoletto di stoffa, quasi ad asciugarsi il sudore, che è un misto tra quelle che potrebbero essere definite le caldane di una donna e l'agitazione apprensione. Il padre no, non lo vedo così con questa stessa carica d'ansia. Però lo vedo un po' come un po' dipendente, ecco, così mi viene. Dipendente dalla moglie. E dunque, sorella? Sorella e fratello. Dunque, sorella, sì. Fratello come se fosse fuori dal cinema. Come Non entra. Perché? è in ritardo, tipo come se fosse in ritardo, no? Che ancora sta facendo la strada. Balle, perché non viene? Dovrei studiare un po' di diplomazia. È tipo come. Ritardo Ma. cosa? Non c'è il tempo, figuriamoci se in eterico c'è il tempo, è in ritardo, sembra il bianconiglio di Alice. Dov'è? Perché non viene? Ma è se lunga la strada, mi dice qualcosa tipo. Non Un è il momento. attimo, c'è tanto tempo, cioè ci devo mettere il mio tempo per arrivare. Adesso sono arrivati. Sì. Hanno preso il jet, prenda il jet. Aspetta, perché adesso vedo che ha un attimino accelerato il passo, perché anche lui in un certo senso dice no, poi non vorrei essere da meno dei miei familiari, come se si fosse creato tutta quest'ansia da prestazione l'uno con l'altro, no? Cioè, non posso andare a tradire le aspettative, no? Allora, aspetta, arrivo tutto trafelato così, arriva, apre la porta. Sei arrivato. Moglie e due figli dove si mettono? No, in prima fila, sì. Va bene.
Tipo uno in braccio e l'altro è seduto, il bimbo. Causa esoterica, se c'è, dell'origine del suo soprannome Gincanto, durante il quale, grazie al quale lui si trasformava e da persona ansiosa, sempre appoggiata a un muro, a un tavolo, a una sedia, a una porta, diventava il giullare della serata, l'intrattenitore. Da bambino, eh? Soprannome che gli è rimasto, Gincanto. Ma mi fa vedere, guarda, questa scena qua, perché mi utilizza un po' queste fiabe, appunto perché lui in qualche modo è ancora imprigionato, no? Nell'infanzia, che gli ha lasciato, diciamo così, dei segni, no? Tuttora visibili. Quindi mi fa vedere come, una fatina, diciamo così, che gli appare e quasi con una bacchetta magica crea una specie di incantesimo. Okay? E infatti questa fatina lui la chiama Oriunda, okay? Questa fatina qui. E con questa bacchetta magica la fatina gli dice che in alcuni momenti lo riesce a trasformare in un altro tipo di bambino e gli dà questo nome fiabeggiante, è lei che lo battezza così Gincanto. E lo riesce quindi a trasformare in un bambino gioioso, che diventa proprio un intrattenitore, uno zuzzurellone, no? Un burlone, completamente diverso da com'è negli altri momenti. Chiamiamola la fatina. Fatina. Fatina, dove sei, fatina? La fatina mi si mostra con una doppia faccia, perché appunto qua è proprio la classica fatina, cioè mi sembra un po' Trilli, no? Per intenderci qua, ecco. Però se tu chiami fatina, quindi nel suo aspetto reale, mi viene tipo una strega di cui sento l'odore di urina. Una vecchia proprio classico aspetto Che da si strega, il addosso. crespo, sì, Ok. in questo odore. No, è un'entità eterica. Fabrizio. Universo. Secondo sì. Ah, è un secondo universo. Quindi la fatina è una vecchiaccia. E lo trasformava lei in Gincanto. Con che ricompensa? Compenso. Creandoli proprio come una specie di bipolarismo, cioè tanto in quel momento lo gasava, tanto poi in cambio di questo up che gli aveva dato, gli dava un down molto profondo. Cosa che se lui invece non avesse avuto questo tipo di interferenza, sarebbe riuscito a uniformare un pochino di più i suoi umori, ok? Quindi non questo forte up e questo forte down. C'è un'estrema differenza, un estremo sbalzo, ecco. Ma lei è Orinda? Cioè, Sì, sotto forma di fatina. è lei che lui chiamava Orinda con gli occhi alzati quando era nei panni di Gincanto. Sì, è una fatina volante, che ti dico, me la vedo tipo un po' Trilli, ecco, mi assomiglia. Oggi c'è ancora Orinda nella sfera energetica di Fabrizio. Noi la consideriamo lo stesso perché anche se del passato. Ma c'è? Secondo Sì. me Che fa oggi? Visto che Gincanto non c'è più. allora, solo da un punto di vista eterico ti parlo. Mi dà appunto ancora questo forte link con l'infanzia e mi si mostra con un battipanni ed è quando lui si innervosisce con i bambini e a volte li punisce. Ok.
Quindi la causa esoterica delle piccole sfuriate con i bambini è questa qua. Andiamo a vedere da dove viene davvero. Secondo universo, ok, chi è il capo di questa orrenda? Satana. E tutti si Mi fa spaventano. vedere, non so perché, mi dice Satana che dice mio cugino è Moloch. Ah. Il cugino con due G di Satana e Moloch. Beh, allora chiamiamoli tutti e due, qua Moloch e Satana, li mettiamo nel cesto delle entità che interferiscono con Fabrizio. Sì, perché a Moloch piacciono molto i bambini, molto interessata ai bambini. Beh, certo. Va bene, altre entità eteriche. Allora, mi ha fatto vedere già una tigre. Un po' da circo, me la fa vedere un po' in un ambiente circo, con la frusta, sai, queste cose un po' così. Come si chiama e cosa fa la tigre? Gioele. E che fa? Di cosa si occupa? Mi fa vedere come digrigna i denti e questa cosa gli provoca a volte. Non so come dirti, non tanto il senso di paura, ma un senso di spossatezza, perché dovendo sempre controllare questa tigre, perché in qualche modo vedo che lui il frustino ce l'ha, no? Quindi in qualche modo lui cerca di controllare questa tigre, ma è un tipo di controllo che lo fa sentire stanco e mi fa vedere proprio questa, boh, potremmo dirlo, astenia cronica in un certo senso, no? Dove lui ha proprio bisogno di trovare un sostegno fisico, perché c'è proprio questo costante fronteggiare questa tigre. E mi fa vedere appunto i vari appoggi. Ogni appoggio che trova è buono per lui, che può essere un muro, che può essere un tavolo per appoggiarsi, che se ne ha la possibilità si siede. Poi? Sì. E dunque, la tigre, questa vecchia, mi fa vedere un dinosauro che però ha un po' più la forma di un serpente gigante, un incrocio tra un serpente e un dinosauro. E 2 DL. Entità mentali. Andiamo un po' di capirle. Perché una me la chiama dunque malaffare 3 e l'altra imbuti 4. Allora, malaffare mi fa vedere delle situazioni che all'inizio sembrano abbastanza trasparenti, cristalline, e poi si rivelano losche, con dei retroscena, ecco, veramente parecchio oscuri, che hanno anche a che fare con la disonestà. Che hanno anche a che fare con la manipolazione, il plagio. E quindi questo è malaffare. E quindi è questa entità mentale che lo porta ad avere esperienze di questo genere. Ok, la ex 17enne L'ex quando 17enne e anche l'esperienza di trading. aveva. Ok. Ma non escludo che ci siano altre, queste sono di grossa portata, e infatti lui ce le ha citate, però non escludo che a volte a lui capita proprio di partire con una situazione trasparente, cristallina, che sembra a posto, e poi vengono fuori dei retroscena piuttosto inquietanti, anche se di minor portata rispetto a queste due esperienze. Imbuti. Imbuti mi fa vedere proprio queste strettoie, come dei forti condizionamenti che sono condizionamenti familiari, condizionamenti anche legati alle sue emozioni, ai suoi stati d'animo, che lo portano a vivere delle situazioni che alla fine lui non sente che sono le sue scelte, ma che sono proprio determinate da questi condizionamenti qua.
Quindi condizionamenti di famiglia e condizionamenti del suo stato d'animo ed emozionale che è più forte di lui, come se lui si sentisse poi imbrigliato, no? Imbottigliato dentro un imbuto. E lo sente che non è roba sua, che non è scelta sua, che lui vorrebbe uscire da questo imbuto, ma non ce la fa. Il condizionamento è più forte. Impianti. Molto particolare questo impianto, perché è come se di nuovo mi suggerisse questa immagine di, tra virgolette, costrizione, ok? Di non vera libertà di scelta, di non un vero agire dettato, dal proprio io profondo. E mi fa vedere come un'edera. Un'edera che parte dalla caviglia sinistra, sale su, sulla gamba sinistra, quindi avvolge tutta la gamba, avvolge il pube. Risale su per il polso destro, braccio destro, poi vedo che stringe forte sia intorno alla gola che intorno al viso, arriva poi sulla cima della testa, dove lì c'è l'ultima foglia dell'edera, sulla corona della testa. E Poi? io lo vedo questo come unico impianto. Uno solo. Come si chiama il progetto di Fabrizio? Aspetta, perché non riesco a capire, perché mi dà tutta una serie di marche, di prodotti che potresti trovare dentro il supermercato, no? C'è la marca della Lavazza, dell'Algida, non so se grandi marche. Com'è indicarmi un'etichetta? Com'è indicarmi il marchio? Come se lui. Dunque, aspetta, voglio capire. Perché da un lato è come se certe esperienze si sente proprio che l'hanno marchiato, ok? Quasi marchiato a fuoco. E infatti lui ha proprio un tatuaggio, no? Quell'esperienza lì è stata caratterizzata da un marchio. Fisico, proprio lo puoi vedere, ha no? Un tatuaggio legato appunto a quella ragazza in giovane età. Però mi fa vedere anche come altre esperienze creano questo marchio, questa etichetta. Quindi il fatto, per esempio, che lui sia sempre legato all'acqua attraverso, diciamo così, anche delle disavventure. Affogamento, allagamento, qualcosa sempre di spiacevole legato all'acqua, ok? Questo marchio, questa etichetta, questo vincolo che non si riesce a togliere, ok? Lui è come un prodotto marchiato da quel nome lì. Grandi Quindi il progetto si chiama? marche mi viene. Va bene, analizziamo la questione della ex. Un sacco di anni fa, il primo amore, abbastanza tormentato, lui poi viene a scoprire che questa ragazza gli ha fatto delle fatture, è andata da delle cartomanti. Insieme hanno fatto, ma non diciamo di cosa, comunque non un bellissimo tatuaggio insieme a livello inguinale, che lui ha ancora oggi e non sapeva che i tatuaggi si possono volendo togliere, cancellare. Tutta questa situazione, che causa esoterica, cioè perché lui se la regala? Intanto, vabbè, mi è venuta la madre della ragazza che le aveva inculcato. Io non lo so che vita aveva avuto sta madre qui, no? Forse era stata lasciata da un uomo, eccetera. Le aveva proprio inculcato che lei, quest'uomo, se lo doveva, questo ragazzo, se lo doveva tenere ad ogni modo. Con le buone e con le cattive. In amore e in guerra tutto è permesso. E quindi l'aveva indotta la madre, no? A fare, insomma, questo legamento d'amore, proprio condizionata dal fatto che altrimenti lui se ne sarebbe andato via, avrebbe avuto altre esperienze, lei sarebbe rimasta sola, non 17 avrebbe più anni, trovato. fortuna. Però la madre le aveva messe in testa queste cose qui.
E vedo che lui in questo modo va ad ossequiare proprio entrambe le entità mentali, ok? Sia il malanno, scusa, il malaffare, sì, viene qualcosa di così, di losco, ecco, sia l'altra entità mentale che è l'imbuto, ok? Perché a quel punto lui era La proprio trappola. incastrato, sì, assolutamente, sì. L'ha conosciuta in altre vite questa ragazza. Allora, intanto mi fa vedere che erano fratelli. Fratelli, ed è come un rapporto irrisolto fra loro due. Per una qualche ragione, diciamo che i genitori preferivano Fabrizio, cioè era proprio per loro l'incarnazione del figlio L'ideale. ideale. Sì. L'altra veniva praticamente, due maschi erano, l'altro veniva completamente ignorato proprio. Cioè, giusto sei nutrito e vestito, però era proprio sbilanciato il modo in cui i genitori avevano di Era la rapportarsi col ragazza figlio. di oggi, Sì. la ex di La oggi. ragazzina, sì, del tempo, sì. Va bene. Perché il quadro con le immagini al contrario, una cosa così? Sì, diciamo che lei appunto ha fatto ricorso attraverso il suggerimento della madre, ma secondo me è andata proprio con la madre, e, alla magia nera, e la magia nera utilizza proprio questi stratagemmi classici, che è il sovvertimento delle cose, quindi le cose capovolte, le cose sottosopra, e l'utilizzo del sangue, secondo me era il sangue mestruale della figlia, no? Dentro le caramelline. Vabbè, sì, l'apposto va bene. A volte, non so, in Piazzale Loreto è stato messo a testa in giù qualcuno, no? Come a dire, scaccomatto, sei finito. Io ho fatto una bella copertina di Moloch con tutto il suo bel nome al contrario. Sei finito, giochi finiti, game over. Quindi non è solo magia nera, nel senso, però effettivamente la croce di Cristo, che non ha nessun significato, messa al contrario, significa magia nera. Per esempio, Chelsea Clinton se la porta sempre al collo, bella contenta. Sono complottista, andatevi a cercare le foto e ditemi se Così. non è così. Complottisti. Ok, molto bene. È ancora viva la 17enne di allora? Io dico di sì. Vuole Sì. entrare nel cinema, dove Oh. si entra solo ed esclusivamente per una propria crescita personale? No, anche perché vedo che poi lei nel corso della vita si è trovata a ripetere, no? Cose simili, e a ricevere, a fare e a ricevere. Bene, allora ciao ciao 17enne, brava che hai detto retta alla mamma. Chiamiamo il fratello maggiore di Fabrizio disincarnato, che riporta il suo stesso nome, nato come primogenito e poi venuto a mancare. Allora, quello che mi dà è che la PS ce l'aveva e che tra l'altro si è rincarnato non da moltissimo. Paesi ba Mar Baltico, una cosa del genere, no? Mi fa vedere l'accordo preso da lui e da Fabrizio. Che è sicuramente un accordo molto impegnativo per Fabrizio, perché ecco, questo sarebbe stato un ulteriore marchio di tutta la sua vita. Tant'è vero che alla fine la data di nascita è la stessa, no? Se non fosse per l'anno di nascita, la data di nascita è la stessa. Molto simile. Sì.
Qualche giorno. Esatto. E Un poi giorno. la madre è stata segnata profondamente da questa cosa, sviluppando proprio questa sintomatologia d'ansia, un po' in tutti gli ambiti, sia ansia, diciamo così, verso il figlio, anche come un aspetto di iperprotezione, sia anche, diciamo così, un approccio un po' generale nella vita, ecco, di preoccupazione, di anticipazioni di eventuali problematiche future o di acuire quelle che ci sono al presente. Dov'è questo fratello? Quindi si è reincarnato? Sì, io vedo vicino al Mar Baltico, però ci ha messo parecchi anni prima Quanti anni ha adesso? di reincarnarsi. Allora, 12 adesso mi dice. Ovviamente io non esorto Fabrizio a passare la sua vita a cercare un bambino nel Mar Baltico per conoscere suo fratello, ovviamente. Ma se per caso dovesse succedere, che cosa succederebbe? Sì, che questo bambino avrebbe dei ricordi, cioè sentirebbe un senso di familiarità con lui, sì. Però di fatto non è questo il senso che loro volevano dare all'esperienza che hanno avuto in comune. Il Certo. senso è dato dalla prima parte, diciamo così, dalla estrema difficoltà all'interno di tutta la famiglia che ha generato questo bambino morto, no? Cosa vorrebbe dire questo bambino, che oggi è un bambino? La PS di quello che oggi è un bambino alla madre. Non è facile superare certi traumi, lo so. Bene, allora cancelliamolo il trauma. Facciamo finta che non sia mai nato nessuno. Se questa nascita è stata la fonte dell'ansia in tutta la famiglia, compreso Fabrizio, facciamo finta che la cancelliamo in eterico questa nascita. Non è servita a niente. L'ansia non serve a niente poi. Prima è come se sia la madre che Fabrizio avessero bisogno di mostrarmi tutto quello che c'è stato a causa di questo trauma. Mi fa vedere come la madre spesso abbia pensato a come sarebbe stato questo figlio, al compleanno del figlio, a cosa avrebbe fatto nella vita. Poi mi fa vedere Fabrizio che si sente come, diciamo così, responsabile, in difetto. Nell'urgenza di sopperire a quella perdita e quasi con un termine di paragone che capisci che è allucinante, no? Paragonarsi a un qualcuno che non si sa chi, cioè, come si sarebbe rivelato è una responsabilità enorme, ti mette addosso un'ansia da prestazione enorme, costante, una Sì, anche volontà di perché l'ipotesi perderli. che un figlio che non c'è più, un fratello che non c'è più, poteva essere, sicuramente poteva essere meglio, E certo, probabilmente è meglio, lui ma tante volte ne ha avuto il timore, sì, che sarebbe stato meglio di lui. Certo, l'ipotesi è sempre che tuo fratello l'avrebbe fatto meglio, si sarebbe laureato prima, avrebbe esatto. studiato qualcosa di più interessante, avrebbe avuto più figli, meno figli, comunque sarebbe stata anche meglio la questione figli. Mai si dice tuo fratello sarebbe stato peggio, ma si dice. Però questo confronto qua lo fa Fabrizio, la madre io non mi sembra che l'abbia fatto. Più che altro è come se fosse una sorta di nostalgia, di rimpianto per questo bambino che non ha potuto vedere crescere. Quasi la volontà di fargli dei regali durante il compleanno, dispiacere che non fosse lì a Natale, ecco così. Sembra la mamma morta di Psycho questa, eh? Sembra veramente. Però si è occupata poi di lui e di Sì. Fabrizio, solo che gli rimaneva addosso questo magone, ecco. Ma io vedo che molte volte, allora, qualche volta può averlo esternato, ma la maggior parte di volte no.
Se l'è tenuto trasformando in ansia, no? Quindi mi fa vedere questa prima parte. Oddio, allora, riguardo a Fabrizio, sì, lo vedo determinato a fare questo, a risolvere il trauma, perché chiaramente il ricordo di quel fratello lì rimarrà sempre, ma verrà neutralizzato, no? Quindi lui non si sentirà più così stressato, diciamo così, da tutto questo ricordo e da quello che ne è conseguito. Invece la madre non la vedo altrettanto motivata a fare questo. Va Mi fa bene. addirittura vedere, sai, quei ciondolini che contengono le foto dei morti, no? Come se lei lo volesse custodire lì dentro questo ciondolo. Ma Fabrizio ha annullato questo ricordo. L'ha neutralizzato. Benissimo. Chiamiamo nel portale aureo, aprendolo, tutti i parenti di tutte le generazioni di Fabrizio. Dimmi solo se uno o due attirano la tua attenzione. Ma una bambina con le trecce, non so chi possa essere. La vedo solo come una bambina con le trecce con la frangia. Generazione Ma terza. è? Ah, beh, quindi una cosa vecchia, una trisnonna, così. Ok, dimentichiamo quanti sono in totale? 84. Dimentichiamo tutti nel portale aureo. Lo chiudiamo, il fratello no, perché è vivo. Ha già Fratello, sì, iniziato. si è rincarnato, sì. Gli diamo una VIC, se gli può servire. La offriamo. Non fa vedere come un bambino tranquillo che legge tanto. Una rarità oggi. Una VIC anche alla mamma, al papà, alla sorella e al fratello, alla moglie e ai due figli di Fabrizio. E salutiamo l'ex fratello di Fabrizio. Come se fosse più il padre che si vuole liberare di questo fardello, sai? Va bene, in questa VIC, vibrazione, informazione e consapevolezza, c'è tutto quello che serve. Bene, ripetiamolo ancora, la causa esoterica dell'essere del rapporto pessimo con l'acqua, quasi affogato alla nascita, quasi annegato a testa in giù in un serbatoio, in una sorta di incidente, in un cantiere edile, quando qualcuno rovescia dell'acqua, lui si arrabbia. Io sai che lo vedo in questa fortezza qua. Allora lo vedo in questa fortezza e me lo fa vedere due volte, come se avesse condotto due vite diverse, sempre così, circondato dall'acqua, l'acqua che è come un'amica nemica, perché è una piccola isola dove di fatto, grosso modo, c'è solo la roccaforte, no? E quindi tutto intorno c'è l'acqua. Quindi l'ho vista sia nel mare sia in un lago questa rocca. Secondo me una addirittura è quella delle isole Borromee. Tipo lì mi dà come se fosse un vescovo, comunque un uomo di chiesa, che viveva questo isolamento. Ma scusa un attimo, eh. Oh, perché qua mi stanno accavallando le cose. Allora, perché mi dà questo allora, mi ha portato lì e mi ha fatto vedere il vescovo dentro la rocca, però mi ha portato in questa strada che conduce alla rocca e per arrivare alla rocca ci sono come delle grotte e mi fa vedere che una di queste grotte è un portale.
Quindi questa vita qua di fatto è stata importante. E mi fa vedere come guarda l'acqua, sia come un qualcosa di amato, perché me la fa vedere anche dentro questa grotta l'acqua. E era come se anche attraverso l'acqua riuscisse ad accedere ad altre dimensioni, ok? Attraverso questo portale grotta. C'era l'acqua, altre dimensioni, però allo stesso tempo vedo come l'acqua la separa da tutto il resto, no? Creando questa situazione di solitudine. Perché affoga la nascita? Chi interviene? Ma qua per esempio mi fa vedere la tigre, mi fa vedere la tigre che proprio lo prende per i calzoncini, ok? E lo immerge. Tanto che appunto lui rimane con le gambette all'aria, no? Che scalcia dentro l'aria. Sì, qua mi fa vedere questo. Gatto che poi è un felino e ha sempre un po' un senso di avversione all'acqua. Perché si tappa il WC ogni 2 giorni da qualche tempo? Ogni 2 giorni esatti. Però io qua vedo la PS che vuole fargli riprendere la giusta connessione con l'acqua, anche a ricordargli sta roba qui, sia questa cosa della vita precedente, di come l'acqua aveva questo senso ambivalente, diciamo così, sia anche. Non so, un po' un discorso di liquido amniotico, perché lui me lo dà legato sia all'infanzia, ma sia anche alla gestazione. Probabilmente riagganciandosi proprio al fratello, perché il fratello alla fine la sua esistenza l'ha condotta così, no? Cioè non ha condotto una vita fuori dal grembo materno, ha condotto la vita lì, dove c'era acqua, dove c'era liquido amniotico. Che era quella l'esistenza, no? E vedo proprio la PS come creandogli questi incidenti legati all'acqua, è come se volesse proporgli in qualche modo una strada anche per la soluzione. E d'altra parte la soluzione passa sempre nell'entrare pienamente nel problema. Ok, causa esoterica, infine, della non fortuna, no, dello scarso successo in termini lavorativi. Ha molte capacità, ma alla fine è riuscito soltanto ad avere un lavoro come impiegato, soltanto, si va per dire. Diciamo che ha una buona laurea, un'ottima conoscenza di una lingua straniera, ma non è riuscito a metterle a frutto. Allora, la vicenda del fratello ha inciso parecchio, no? Come quasi un dire, vabbè, io ce l'ho fatta, no? A resistere, a vivere. Forse doveva essere lui, e perché sono io e non lui? E quindi è come è rimasto sempre una sorta di senso di colpa, di inadeguatezza, di non essere veramente all'altezza e di non meritarsi il pieno successo. Quindi comunque c'è l'entità mentale di Imbuti in cui lui si trova incastrato in tutti questi condizionamenti, in questo trauma, in questi ricordi, no? Che ha inciso molto. Anche la sua vita sociale potrebbe decisamente essere più brillante, più fervida. E il trading? Il trading invece è legato all'altra entità mentale, al malaffare. Queste cose che all'inizio sembrano promettenti, belle, positive, e poi mostrano un risvolto di intrigo, ecco, di imbroglio, di oscuro e quindi ovviamente svantaggioso. Bene, causa esoterica infine dei momenti in cui sbotta con i figli e poi appunto si pente amaramente. Questo l'abbiamo visto prima, quella fatina che appunto in alcuni frangenti si mostra fatina, si è mostrata fatina, no? E attualmente la vedo, siccome la vedo ancora presente,
proporsi appunto con un battipanni in mano, che ovviamente il battipanni è simbolico, ma che è l'incitazione, diciamo così, alla punizione, alla tra virgolette violenza, ma non è esattamente in questi termini che va intesa. Comunque lo sfogarsi sui bambini, ecco. La fatina. Orinda. Orinda, nonché strega del secondo universo, vecchia strega. Vibrazione di Fabrizio. Allora, attualmente è 72 miliardi, Ma all'inizio? 24. Quindi sempre attualmente e all'inizio. Consapevolezza. 140% all'inizio, 163, PS. 41 diciamo all'inizio, adesso la vedo 46. Vite. Allora, 1371 partiva. 1102. Cervello. In partenza. 8.8 ora. Beh, sono già valori in fase di cambiamento, vedi, chiedere i valori non sempre solo all'inizio può servire per capire già qual è il percorso che uno compie durante la sessione. Ho una domanda che mi frulla dall'inizio, ma la compagna, moglie? C'è un bel rapporto fra di loro, consolidato negli anni, consolidato con i figli, e tutta una serie di questioni pratiche, c'è una buona armonia, ma ancora non vedo che è diventata la sua fiamma. È una gemella? Anima gemella? Vabbè, Sì, la vedo al quarto livello. Se facessero un certo tipo di percorso, può diventare la fiamma. Sì, diciamo che lui si è concentrato proprio su altre cose. Era proprio più bloccato su delle sue problematiche legate L'ansia. all'infanzia, legate alla gioventù, eccetera, no? E quindi questo ha fatto sì che più di tanto non si spostasse, non si concentrasse, non si... perché per avere la fiamma bisogna molto focalizzarsi su quell'intento lì, eh? Lui non l'ha fatto, no. Allora, io ce l'ho particolarmente con l'ansia, non ho mai sofferto di ansia, non capisco le persone ansiose. Ti dico, diciamo questo in eterico a Fabrizio, siamo qui a giocare un gioco finto, siamo qui per capire più cose possibili. L'ansia è una perdita di tempo, è un freno a mano che non serve a niente, è restare lì fermi a non vivere l'esperienza, bella, brutta che sia, formativa, non formativa che sia, è soltanto un blocco, fine a se stesso. Infatti viene da un'entità eterica che viene dal secondo universo, che non serve assolutamente a nulla. Quindi questa ansia è un po' il blocco di tutto, è il suo rapporto non soddisfacente con i figli, la sua carriera che non l'ha soddisfatto e soprattutto uno stato d'essere che non gli piace e si appoggia e non è contento ed è ansioso, gli sudano le mani. Cosa possiamo fare? Cosa vuole fare? Ma è come se mi dicesse che, allora, lui ha preso una strada lavorativa fondamentalmente intellettuale, mentale, no? Però lui avrebbe bisogno di esprimere la sua indole anche in altri modi.
meno regimentati, meno rigorosi. Ecco, lasciarsi andare di più. Per esempio, mi dà l'importanza per lui di sciogliersi nel movimento, di lasciarsi andare nel movimento. Quindi, per esempio, me lo indica, che ne so, attraverso delle nuotate, me lo indica proprio in pratiche del corpo, in cui il corpo è libero di esprimersi. Sì, Quindi nuotate in più acqua. però mi dà anche proprio delle attività, un po' come se il corpo si muovesse in maniera sinuosa. Potrebbero essere qualche forma legata alle arti marziali. O comunque anche proprio qualche forma, cioè, sì, tipo la capoeira, no? Che è un misto tra la danza e la lotta, perché è un modo che lui ha di scaricare l'ansia e di muovere il suo corpo. Ottimo. Ma questo chi te lo dice, la PS? Sì, la PS di Fabrizio, perché me lo mostra proprio. Questo bisogno anche di muovere il bacino, perché l'avevo visto tutto attorcigliato da questa edera eterica, no? L'impianto. Lo vedo proprio anche bloccato lì, a questo livello. A livello di Bacino bacino. anche, sì. Va bene, e della 17enne esistono ancora fatture? Allora, una qualche traccia era rimasta perché queste fatture erano legate appunto a quella strega lì del secondo universo, che era tutto resistente. Quindi era come se fosse un gancio per far essere un po' più forte questa strega. È come se gli era rimasta questa paura di poter essere manipolato a sua insaputa. Quindi è una sorta di ricordo eterico più che impianto. Va bene. Cosa vuole fare Fabrizio sotto gli occhi di tutta la sua famiglia che lo guarda nel cinema? Vedo che si gira verso la moglie, verso i figli e dice: adesso vado al cluster, ci vediamo dopo. Beh, può andarci insieme, nel senso che loro lo possono vedere. Loro lo possono vedere, ma lui ha bisogno di fare questa cosa da solo. Va bene, porte chiuse. Perché ha bisogno di farla da solo? Perché è un suo momento risolutivo. Mi fa vedere che il suo cluster è dentro un frigorifero, che apre entrambi gli sportelli del frigorifero. E ci sono vari cibi. Alcuni tipo un po' rosicchiati, altri scaduti. Me lo mostra così il cluster. Un frigorifero, tra l'altro, anche un po' di quelli vecchi che perdono un po' acqua. Ecco, il frigorifero sta perdendo acqua, no? È sempre l'acqua. Certo. Cosa vuole fare di tutto il frigorifero? Io sono pronto a buttarlo nel cluster. Sono un uomo forte. Non mi tremano le mani, ho le mani asciutte, posso afferrare. Questo frigorifero lo faccio. Vedo proprio che lo afferra, lo mette dapprima proprio in spalla e poi dalla spalla effettua questo lancio verso il portale definitivo. Non mi fa più male la spalla, non so prima se aveva un disturbo alla spalla, dice non mi fa più male la spalla, lo posso fare. Lo fa? E Sì, lo fa, e come? allora chiuda il portale definitivo. Non so perché c'è questa valigia, la moglie c'ha la valigia, forse vogliono fare un viaggio insieme. Ha la valigia, la vedo al cinema con la valigia vicino. Te lo può dire? Cioè, la moglie è come se avesse il desiderio di andare in un posto e vuole che ci vadano tutti insieme, ecco. Una meta.
precisa. Ci andiamo, vero? Perché ce lo siamo meritati. Grande creazione di Fabrizio adesso, l'ad eternum. Parla di qualcosa del fai da te. Fai da te, tipo un bricolage, non so esattamente di cosa si tratti, no? Perché è come una sotto forma di scintille questo ad eternum, ecco. Se potesse essere proprio legato alla sua capacità di creare e anche di ristrutturare, di aggiustare. Un ad eternum riparatore. Sì. Che colore ha? Basta tutte queste perdite, basta tutto questo trauma. Io risolvo, io riparo. Questo è giallo, proprio giallo intenso. Come può risolvere, affrontare, risolvere, riparare o far riparare il problema che ha in casa adesso? Sì. Bene, Avatar. Sì, sembra un po' atmosfera Halloween, no? Qui dentro. Però appunto mi rimane solamente l'ambientazione, ecco, perché l'avatar già non lo vedo più. Sì, Perché Halloween? sembra. Ci sono gli scheletri così. Sì, sai, queste ragnatele. Cioè, cosa vecchia? Sì, la zucca, qualcosa di strega verde. Ma è rimasta tipo la mano verde della strega, verdognola, sì, tutta nodosa. Via tutto, nuova ad eternum, anche qua. Qua lo vedo proprio che lo genera dal cuore, perché mi dice adesso il mio cuore è libero dall'ansia, è come se l'avesse stappato, diciamo. E quindi è proprio dal cuore che si può generare l'ad eternum, questo flusso di luce e di energia fortissimo. Benissimo, con questa condizione c'è ancora la strega, la felinoide, il rettile, 2DL e due entità mentali, nonché gli impianti. No, no, ha fatto una gran bella pulizia. C'è ancora il progetto Grandi Marche. No, l'ha rimosso completamente. Nuova vibrazione. €153 miliardi. Nuova consapevolezza. €170. PS. 48. Vite. 814. Molto bene, cervello. 9.3. Che è tanto. Messaggio che Fabrizio vuole lasciare a se stesso. Mi fa vedere come è riuscito a spezzare tutta l'edera. È come se mi avesse riportato in quel momento, no? In cui faceva proprio un gesto forte con le mani e con l'ausilio del cuore proprio veniva disintegrata quest'edera. E mi dice adesso io mi sento libero di vivere pienamente la mia famiglia, il mio lavoro e le mie attitudini personali. Voglio prendere un po' più contatto con il mio corpo, conoscerlo meglio. Ascoltarlo maggiormente. E Gincanto? Rimane come un ricordo scherzoso, divertente.
svincolato dalla fatina. E oggi può esistere un nuovo Gincanto? Assolutamente sì. Lo vedo che lo fa insieme ai bambini. Si diverte a creare delle scene fantasiose con i bambini. Proprio improvvisa lui dei giochi, li proponi, li inventa così di sana pianta e coinvolge loro. Vedo che ci sono grandi risate in famiglia. In queste nuove condizioni, se durante questi giochi un bambino rovescia dell'acqua, un bicchiere d'acqua, che succede? Vedo come all'inizio gli partirebbe quel senso di nervosismo, di irritazione, ma è come se durasse veramente pochi istanti e poi riesce a sdrammatizzare con una battuta o con un gesto del tipo vammi a prendere della carta per asciugare, asciughiamo insieme. Immediatamente recupera. Messaggio finale a chi vuole lui, di quelli del cinema. Vedo che si prende vicino a sé, vicino alle proprie ginocchia, entrambi i figli, e gli dice proprio siete il mio orgoglio. E vedo che dà un bacio in fronte alla moglie, le scosta i capelli, e dà un bacio in fronte. Una famiglia carina, unita. Ok, 5 determinanti finali, uno nel corpo emozionale. Suggerisco di metterlo dove c'era l'ansia. E vediamo se c'è ancora. Interessante che ovviamente vuole che partecipino le mani e me lo mette così grande che va a coprire la zona di cuore, gola, ma arriva anche giù fino ai genitali, anche per tranquillizzarsi rispetto a quell'aspetto lì. Fisico, troppo fisico. È come se lo volesse diffondere in tutto il suo corpo per renderlo più flessibile. Mentale. Ah, vedo che è collocato, diciamo così, sulla fronte e sul retro della testa per andare a sedare quelle che sono le sue sensazioni d'ansia, quelle che sono anche un po' i pensieri ossessivi ricorrenti. Eterico. Lo mette tutto intorno come un'aurea. E subliminale. Ma Nel fatto? serbatoio. Sì, è avvolto completamente da questa sfera di luce. Le due immagini iniziali, la rocca e Winnie the Pooh. O Winnie Pooh. Lui è Esistono ancora? proprio un ingegnere, no? Che non si può perdere i particolari, anche un po' questa tendenza, sai, no? Ad archiviare, a non farsi sfuggire Gestire. niente, a gestire, esatto, no? Quindi di fatto lui è come se avesse ancora tutto sotto mano, ma fosse riuscito quasi a trasformare, sai, se vogliamo dirla in termini di caratteri, ha cambiato proprio il carattere, intendendo proprio come stile di scrittura. Ok? E cambiandone il carattere, ne cambia completamente la lettura, il modo di rivederli, di riviverli. Va bene, come lo vedi? Allora, lo vedo sorridente, carico, ecco, forte, se n'è andata via la stanchezza, ok? Grintoso, con iniziativa. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti.